Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Dopo una brevissima pausa estiva riguardo le nostre recensioni, ritorniamo meglio di prima a recensirvi diversi prodotti. Ci sono un sacco di prodotti nuovi. Ripartiamo dalla Nomura, ditta che ho già recensito, ma con il nuovissimo mulinello Kanji. Kanji in questo caso misura 4000, mi hanno mandato questo campione, ringrazio intanto Federico, che è il titolare della ditta che distribuisce la Nomura per l'Italia, me l'ha mandato in anteprima, non lo hanno neanche loro in ditta, e dovrebbe però arrivare distribuito sia a noi che ai distributori intorno a fine settembre, dovrebbero essere tutte le disponibilità di tutte le misure che vanno dal 1000 al 6000. Non vi parlo delle bobine perché in questo caso ce ne sono due in polimero, in plastica, però devo dire funzionali, raganellina che funziona. Poi potete andarvi a vedere anche la recensione degli altri Nomura, montano sempre queste bobine, però le bobine ci sono e devo dire assolutamente giustificato il materiale di queste bobine riguardo al prezzo del mulinello che poi vi vado a dire. La scatola, ragazzi, solite cose, tutte le indicazioni, tenetela per lo spaccato. Questo è un mulinello e ve ne parlo mentre ve lo faccio vedere. Mulinello con 11 cuscinetti più 1. Attenzione, questo è il Kanji, nuovissimo modello della Nomura. E devo dire che qui la Nomura spacca di brutto perché ha fatto un mulinello che è nella fascia media, medio economica. Quindi si parla abbondantissimamente di una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 60 euro, 65 euro. Qua ragazzi, altre aziende, ve lo dice uno che ci lavora da più di 20 anni, altre aziende che fanno cose del genere non ce ne sono. Io l'avevo detto, avevo predetto questa cosa perché mi immaginavo che alcune aziende grosse sono rimaste troppo ferme e queste aziende hanno fatto passi da giganti, se lo meritano, perché Mulinelli con questa cifra, con queste qualità e queste caratteristiche non ce ne sono mai state e quindi è inutile che non c'è solo la Nomura, ci sono altre ditte, poi per carità oltre alcuni prezzi le aziende importanti ci sono, cioè assolutamente, però qua ragazzi questi spaccano perché questo è un mulinello della Madonna, cioè un mulinello bellissimo per quello che costa, è assolutamente bellissimo. Veniamo a due o tre caratteristiche di interesse, frizione interiore, una bobina in dotazione in duralluminio che suona, che è una meraviglia, hanno fatto intelligentemente, sono fra i pochi, il grip per evitare di fare il backing nell'utilizzo del trecciato. Ricordo che si può utilizzare con il trecciato perché lo scorifilo di questo mulinello monta due cuscinetti, quindi in questo caso il trecciato assolutamente lo si può utilizzare. Andiamo a vedere quindi la bobina, la raganellina sono le solite, alberino assolutamente proporzionato alla misura di questo 4000, assolutamente proporzionato, archetto con uno scatto meraviglioso, quindi morbidissimo, ma nello stesso tempo solido per evitare che si chiuda da solo. Andiamo a rimontare la nostra bobinetta. Poi ragazzi, qua le caratteristiche di questi mulinelli sono più o meno tutte uguali, inutile che stiamo qua, però ci sono delle piccolezze che se uno va a comprare un mulinello e la paga quella cifra, solitamente non trova. Ad esempio, i due cuscinetti sullo scorifilo, ad esempio l'attacco dell'alberino, scusate, dell'archetto al guidafilo è liscio, quindi il filo non si consuma. Ad esempio l'antiritorno che è sfalsato rispetto al centro del mulinello, quindi non si può sganciare da solo. Il corpo del mulinello, molto molto piccolo, mulinello che tutto sommato è leggero, pur dando però una sensazione di robustezza, perché è un mulinello che al tatto è metallico, cioè quindi non è una plasticaccia. È logico che il materiale sarà quello che è, però io ripeto, non so come facciano a uscire con questi prezzi. Ne sono molto contento perché abbiamo fatto un ottimo lavoro con questa azienda, quindi col Curo, con altri mulinelli. Questo è un mulinello, ragazzi, da vedere, ve lo consiglio da vedere nelle misure come al solito, da chi pesca col galleggiante a chi pesca bollentino profondo. Questo mulinello che io sostituirò al mio mitico Curo che ho usato da 2 mesi e mezzo provando a sfondarlo in tutti i modi, ma non ci sono riuscito. E adesso lo sostituisco con questo. Questo me lo autorubo, me lo uso un po' io e poi vi faccio sapere. Verso fine mese questo sarà disponibile presso il nostro punto vendita, nel nostro catalogo online. E che dire, ho detto tutto, penso di aver detto tutto. Mulinello molto bello.
Vi ringrazio di seguirci sempre e seguiteci e iscrivetevi al canale YouTube, perché abbiamo in magazzino un sacco di roba nuova, nuovissima, canne, mulinelli, artificiali che arriveranno, tutti nuovi, in attesa delle nostre recensioni, che sono fatte sempre a nostro modo, però ci piace così, perché la recensione deve essere una cosa del genere. Se vogliamo andare a vedere un film, ce l'andiamo a vedere al cinema. Quindi ragazzi, grazie di essere stati con noi, seguiteci sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci sulle pagine di Fisherlandia. Come sempre, che la pesca sia con voi. Ciao!